Lento ma progressivo ritorno alla normalità al CUP dell'ASL di Pescara, dove le positività al Covid di alcuni dipendenti hanno determinato la chiusura di parecchi sportelli e il conseguente disservizio. Ieri ci siamo trovati in una situazione di disagio per l'assenza ora di molti sportellisti. Ora noi, ora il giorno 19, non appena abbiamo saputo che un dipendente si era positivizzato, abbiamo comunque ora predisposto, ora secondo i protocolli, la sanificazione delle strutture del CUP, abbiamo sottoposto a tamponi tutte le persone che comunque erano tutte le persone che svolgono quell'attività. Nella prima ondata solo un positivo si era avuto, ai controlli successivi, ai ripetuti controlli, ne sono emersi altri sei. Ora, questo ovviamente ha ridotto notevolmente il numero degli sportelli aperti. L'ospedale di Pescara, il CUP dell'ospedale di Pescara è il CUP che lavora maggiormente in tutta l'azienda e solitamente la mattina abbiamo 10 sportelli aperti. Ieri ne avevamo 3, tra l'altro anche con operatori arrivati da poco e quindi non particolarmente esperti, e questo ha creato dei inevitabili disagi, ora, a cui abbiamo cercato di rimediare informando le varie unità operative di consentire l'esecuzione di prestazioni anche se non avessero pagato, perché sempre si può rimediare con il pagamento successivo con il recupero crediti. Abbiamo chiesto supporto ad altri servizi e ora quindi già nel pomeriggio la situazione era migliorata. Oggi la situazione, non dico che è tornata alla normalità, ma sicuramente è migliorata, perché abbiamo 5 sportelli attivi e contiamo nei prossimi giorni di migliorare ulteriormente. Ci scusiamo e chiediamo anche agli utenti, ove non c'è l'urgenza, di rispettare, di venire nelle giornate successive. Già dalla prossima settimana la situazione sarà, mi auguro, ulteriormente migliorata. In alcuni casi erano persone che erano venuti per prestazioni che dovevano fare di lì un mese, li ho invitati magari a ripresentarsi in altri momenti. Già da domani verranno riscreenate tutta una serie di persone, anche negative, perché ovviamente ora la positività può avvenire in momenti successivi.